oggi tratteremo il tema di sesso, genere e forse orientamento. Partirò da fare dei giochi con i ragazzi cercando di capire cosa sanno del genere e del sesso e delle differenze. Poi cercheremo di tematizzare questo argomento fornendo degli esempi e quindi lo porrò in maniera diciamo critica. Una volta trattato questo tema prenderò degli esempi portati dai ragazzi, cercheremo insieme di affrontare di analizzare quelli e poi passeremo all'argomento del mito che si lega alla questione dell'educazione, lo vedremo in riferimento alla questione del genere. Sì, le bambine venivano fatte giocare con le bambole. In generale le bambine venivano fatte giocare con ruoli, con giochi che prevedevano azioni molto pacate, molto di cura, molto interne all'ambito domestico, mentre invece i maschi, ad esempio il video è, cavallucci a dondoli, soldatini, una serie di giochi che si potevano fare anche all'esterno. Quindi l'influenza, per rispondere alla tua domanda, l'influenza della famiglia è enorme, quindi la società, la cultura in qualche modo tende a propagare, tende a trasmettere dei ruoli e il giocattolo è uno strumento di questa trasmissione. Ok, vi do qualche dato. Allora, noi fino adesso abbiamo parlato di genere, l'abbiamo fatto in maniera ampia, l'abbiamo fatto in maniera pratica, l'abbiamo fatto in maniera teorica. Adesso andiamo a vedere perché questa può essere una questione, cioè perché si parla di questione di genere. Cos'è questione intanto? Perché questione? Problema. Come? Problema? Ha un problema, si rimanda a un problema, questione ha un problema, cioè un problema in fondo. Sempre la questione meridionale, sempre la questione. Okay. Perché il genere può rappresentare una questione. Forse che appartenere a un genere piuttosto che a un altro è di per sé un problema? No, ve lo dico io. No, appartenere a un genere piuttosto che a un altro non è un problema. Il problema nasce quando appartenere a un genere determina una discriminazione. Quando ci sono delle barriere sociali, culturali, psicologiche, nel lavoro, nella scuola, nell'educazione, nella famiglia, nelle scelte di vita, quando appartenere a un genere fa sì che tu abbia meno possibilità. Qual è un ambito tipico? E questo secondo me lo sapete ma non me lo volete dire. Lavoro. Lavoro, perfetto. L'ambito del lavoro spesso origina dei problemi. Delle discriminazioni, benissimo, in che senso? Ne sai qualcosa in più? Una persona con un genere che non corrisponde al proprio sesso può essere vista magari come minaccia verso, diciamo, una minaccia per, cioè, infondata da coloro che si trovano con il suo stesso sesso, diciamo. Perché okay. Pensano che potrebbe essere attratta da loro, magari, e quindi, boh, non so, la cosa li inquieta. Ok, tu stai parlando dei transgender in questo caso? Sì. Ok, questo è un ottimo esempio. Allora, quando c'è una persona che appartiene a un genere e non corrisponde al suo stesso sesso, può trovarsi discriminata. E questo è verissimo. Dagli anni 80 abbiamo titoli di studio, un maggior numero di titoli di studio, raggiungiamo risultati mediamente più brillanti all'interno dei vari studi scolastici, com'è possibile che tuttora questa discriminazione permanga? Com'è possibile? Prego. Io credo che sia una specie di residuo dell'evoluzione, come la vertebra caudale o l'appendice, che è rimasta e ha inciso nella mentalità collettiva per il fatto che le donne agli albori erano semplicemente dei beni da tenere chiusi al sicuro senza che potessero esporsi al mondo esterno in quanto dovevano servire semplicemente alla riproduzione della specie.
hai centrato il problema. Hai perfettamente centrato il problema. È un residuo. Quindi non è un elemento casuale che oggi c'è perché oggi c'è. No, sono millenni. È un residuo di qualcosa di molto profondo, molto duro da estirpare, non solo nella mentalità maschile, il che sarebbe il problema minore, ma è talmente profondo che spesso è instillato anche nella mentalità femminile. Purtroppo è germinato all'interno della nostra cultura questo meccanismo per il quale le donne devono essere subordinate, come diceva il vostro compagno, devono essere delegate in un ambito domestico. Tutto questo ha delle radici, diciamo, della paura ancestrale che gli uomini hanno di fronte a delle creature che, vabbè, ma qui la faremo troppo lunga, ve la faccio breve, da delle creature che hanno il potere di dare la vita. Tendenzialmente si fa risalire a questo. Quindi da lì appartiene sempre, purtroppo, alla nostra cultura occidentale. Ok. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Se no poi vi racconto una cosa io. Prego. Una cosa veloce. Intanto, cioè, il fatto che siano passati solo 30 anni da Giuseppe Passo, cioè solo fra virgolette, è comunque significativo. A Roma, nella Roma antica, si è dovuto aspettare la Tarda Repubblica per avere le donne in una posizione un po' migliorata, un po' migliore. E poi prima hai detto un dato, cioè il 30%, il triplo della disoccupazione. Il triplo di possibilità di non trovare un'occupazione. Il triplo delle possibilità di non trovare un'occupazione. Esatto. Veramente non so spiegare male io. Ok, è una notazione molto giusta, nel senso che mi stai dicendo che per avviare un percorso di cambiamento storico i tempi sono lunghi. E questo è un dato fattuale, effettivamente sì, i tempi sono lunghi. Però piano piano, forse un pezzo negli ultimi 2000 anni, un po' di strada l'abbiamo fatta. Ok, anche perché, diciamo, la posizione che io vi espongo non sono, questo ve lo chiedo onestà, non sono contraria ai maschi, cioè non è che stiamo vincendo una battaglia contro qualcuno. Il fatto che le donne acquistino diciamo, un posto di rilevanza paritaria rispetto a quello del genere maschile va a vantaggio di tutta la società.